fosse vero, lo ritengo un errore, ma nulla da dire sul profilo del dottor Figliuolo, ma non nominare il presidente della regione Emilia-Romagna commissario per l'alluvione è stato un atto di scortesia istituzionale e un grave errore, perché Stefano Bonaccini sarebbe stato, come anche esponenti del centrodestra, governatori di regioni amministrate dalla destra hanno dichiarato, la figura più adatta, competente a gestire questa fase di emergenza e di ricostruzione. Peccato. È una scelta politica? Cioè assolutamente sì. È uno sgambetto al Partito Democratico questo? È uno sgambetto ai cittadini della Romagna, è uno sgambetto alle istituzioni di quella regione, uno sgambetto ai sindaci di quei comuni che da oltre un mese stanno lavorando giorno e notte, prima con gli stivali nel fango, adesso con la tenacia di quella terra per rimettere in piedi una situazione veramente devastante. Ma se tutto si riduce invece all'uso strumentale persino di una tragedia come questa, beh, insomma, c'è da riflettere. Si ha avuto paura delle elezioni. In che senso? In Emilia Romagna. Ma non ci sono elezioni domani, c'è da ricostruire la Romagna. L'idea che tutto si possa declinare nella logica appunto strumentale di immaginare quale può essere l'interesse di parte anche di fronte a situazioni, immagini come quelle che abbiamo visto, è qualcosa che ferisce il senso civico prima ancora che la convinzione politica. Grazie mille. Grazie.